Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dall'Africa, dall'Africa nera. Non dovrei chiamarla Africa nera, in effetti la Tanzania è un paese abbastanza diverso dall'Africa nera. Comunque oggi parliamo di oro e non di piano B o piano C. E io do il benvenuto a tutti, buongiorno Stefano. E inizierei oggi, sono abbastanza di fretta perché poi devo scappare, andiamo con un'amica che mi è venuta a trovare a Zanzibar, prendiamo il solito ferry e vado a fare una bella vacanzina di 3 o 4 giorni. Io vivo a Dar es Salaam, dove mi sono spostato nell'aprile dello scorso anno, e per me sono come in paradiso, perché qua effettivamente se uno non deve lavorare, è tranquillo. Sì, insomma, lo stile di vita è molto, tutto molto a rilento, tutto molto tranquillo, quindi effettivamente sono molto contento, diciamo così, della scelta che ho fatto un anno e mezzo fa. Allora, oggi, per chi magari ha avuto, appunto, lì nel titolo, noi parliamo del crollo della FTX, che Ciao poi Max, io buongiorno. ho mi sono fatto la domanda, un altro Lehman Brothers, ricordate, no? Il crollo della Lehman Brothers del 2008, iniziò la crisi che poi fu erroneamente chiamata del subprime, comunque fu il crollo della borsa, eccetera. Allora, l'argomento, gli argomenti meglio di cui dobbiamo parlare, devo cercare di affrontare, no? In questi interventi parlando di oro, devono purtroppo spaziare a 360 gradi, se no parlo sempre la stessa cosa e non si capisce granché del contesto nel quale ci muoviamo, nel contesto nel quale l'oro si sta muovendo. Quindi dobbiamo parlare di moneta, di finanza, di cripto, di politica, di economia, della terza guerra mondiale, del grande reset, del nuovo ordine mondiale. Voi capite bene, ci vorrebbe un computer, no? Cosa che io non ho, però devo dire che il lavoro che ho fatto sul nuovo ordine mondiale, che poi ho raccolto in un libro che ho chiamato Nuovo Ordine Mondiale e che è a disposizione gratuitamente nel formato ebook per gli amici che mi seguono, naturalmente mi ha dato un grosso aiuto, perché lì in questa trilogia di 1042 pagine io affronto grazie al contributo di autorevolissimi autori internazionali, molti di quegli argomenti che appunto dobbiamo trattare. Il problema che abbiamo oggi, come molti esperti hanno fatto notare, è che siamo troppo specialistici o specializzati in un settore soltanto. Sappiamo tutto magari di quel settore lì, però poi perdiamo di vista l'insieme. Allora, oggi io vi leggerò un articolo che mi ha inviato il buon Cecchi, Andrea Cecchi, che è un mio concittadino toscano che si è trasferito tanti anni fa alle Bahamas, dove, guarda caso, aveva la sede, aveva, possiamo usare il passato perché è fallita, questa azienda di cripto che si chiama FTX, che è appunto fallita, guarda caso, l'11.11. 2022. Io avevo fatto notare che questa sarebbe stata una data molto particolare, perché insomma, chi mi segue i numeri sa che i numeri, la cabala, la geometria, i cyber, insomma, tutti questi numeri, questi codici sono molto importanti per l'elite. E niente succede a caso. Gli eventi molto importanti avvengono quasi sempre, sono predeterminati quasi tutti, e quindi accadono quasi sempre in date particolari. Mi sono chiesto, ho scritto abbastanza provocatoriamente sulla mia pagina di Facebook, domani è l'11.11.2022, mi aspetto che succeda qualcosa di molto importante. Ora, io lì per lì, il giorno dopo, non ho sentito nessuna notizia, non è scoppiato niente, non c'è stato niente insomma, di interesse. Ho detto, beh, per fortuna l'abbiamo sgabellata. In effetti non era così, perché pochi giorni dopo ho scoperto che c'è stato il fallimento di questa azienda qui, che si chiama FTX,
che è la seconda o la terza azienda più importante di raccolta di monete cripto. Allora, dovete capire che quando noi si compra cripto, noi si converte moneta fiat, euro, in linea di massima, e si fa così, comprando cripto che è una moneta digitale. E quindi non è che noi si faccia dal punto di vista concettuale un grande salto di qualità, perché si parla comunque di valori virtuali dati da assegnati con criteri che solo l'elite conosce. Se si vanno a vedere i numeri, insomma, la raccolta effettuata da questa azienda era decisamente superiore, per esempio, a quella fatta dalla Lehman Brothers. Quindi si potrebbe anche ipotizzare che questo benedetto grande reset, o comunque un'ennesima crisi finanziaria, che dovrebbe essere anche molto più pericolosa e fare più danni di quella del 2008, possa essere imminente, innescata proprio dal crollo di questa compagnia, direi quasi di FTX, completamente fantasma. E ora vi spiego perché. Allora, io do il benvenuto a tutti e sto oggi si parla, si ho iniziato a parlare, appunto, si parla un attimino di cripto utilizzando cortesemente l'articolo che Andrea Cecchi ha scritto il 14 di novembre. Andrea Cecchi, come ho ricordato, sono in contatto anche con lui, anche se per il momento non siamo riusciti a fare niente insieme. Vive alle Bahamas, dove aveva proprio la sede questa compagnia. Quindi ho scelto questo articolo non perché ho una certamente stima di Andrea Cecchi, ma proprio anche perché l'ho ritenuto ben informato. Allora vi leggo. Lui scrive il 14 di novembre. Eppure tutti hanno letto Pinocchio, ma la gente continua a cadere nella trappola truffaldina degli schemi piramidali che promettono facili guadagni in tempi brevi e senza dover usare una goccia di sudore. Basterebbe seguire la semplice regola: It is too good to be true. Scusatemi, mi sono incipiato. If it's too good to be true, ora lo traduco, it's probably is. Allora, lui dice in inglese, quando le cose sono troppo facili, diventano troppo facili, sono difficili da credere, no? Si dice in italiano. Ovvero, se è troppo bello per essere vero, forse è davvero troppo bello per essere vero, aggiunge. Allora, io vi leggo adesso una cosa che ho scritto tra parentesi, quindi questo qui l'ho aggiunto io. Ricordo che nel maggio del 2008, prima di fallire, la Lehman Brothers aveva un patrimonio di 639 miliardi di dollari. Come fa a fallire un'azienda del genere? È fallita a causa del mercato, cioè per ragioni naturali, o è stata fatta fallire per ragioni che noi non sappiamo? Propendo per la seconda ipotesi. Io c'ero a New York e questa storia del subprime è stata una balla colossale. Poi un giorno parlerò anche di questo. Continuo la lettura di Andrea Cecchi. Il recentissimo disastro della FTX mi tocca da vicino perché è avvenuto proprio qui alle Bahamas, dove mi trovo adesso. Quello che è successo è un fallimento che comporta un effetto a cascata devastante su tutto il mondo delle criptovalute, un evento di frode a carattere criminale di dimensioni colossali. Il caso è attualmente ancora alla fase preliminare delle indagini. Il governo delle Bahamas ha disposto il congelamento di tutti gli asset. Come in quasi tutti i casi di eventi di questo tipo, che si sono ripetuti nella storia, i primi a rimetterci sono coloro che hanno affidato i propri risparmi a questi sofisticati sistemi piramidali. Nel mio lavoro di divulgazione ho sempre cercato di condurre il ragionamento lontano dall'avidità dei facili guadagni speculativi, perché questo tipo di proposte di guadagni facili sono sempre presenti e la gente ci casca continuamente. Confermo quello che dice purtroppo. Quello che cambia è la regia, il contorno e l'entità dell'investimento necessario fatto dal promotore
dello schema piramidale per rendere il prodotto credibile, appetibile e irrinunciabile fino al punto da indurre nel pollo la franesia di partecipare facendo leva sullo stimolo salivante di cupidigia denominato lui lo chiama FOMO, che in inglese vuol dire fear of missing out, la paura di perderlo, ovvero la paura di essere l'unico bischero che non sta approfittando di una possibilità irripetibile di guadagnare soldi facendo fessi gli altri. Nel caso della FTX, il modello di base utilizzato in quella che potrebbe essere la truffa del secolo è stata l'enorme gran cassa mediatica sul fenomeno delle criptovalute, accompagnata da un contorno fatto di enorme sensazionalismo, dove i capitali raccolti sono stati utilizzati anche per acquistare visibilità e endorsement, che vuol dire in inglese una parola come sponsorizzazione, ovvero appoggio promozionale di personaggi illustratissimi e venerati dai media. Io, non a caso, nella foto, no, di riferimento, in questo caso metto questo fatidico Sam Bankman-Fried, che è a colloquio con Bill Clinton e Tony Blair. Quindi hanno creato tutto questo convegno per cui lui ha pagato un sacco di soldi al Partito Democratico e sono andati lì e gli hanno fatto il lavaggio del cervello un pochino a tutti i presenti, così che funziona l'America. In effetti, guardate, continuo la lettura. In effetti, guardando dentro il caso della FTX, è come guardare al microscopio il pus che è uscito da un brufolo che è scoppiato. Pus che una volta schizzato fuori non si può rimettere dentro. Intorno a questa galassia e si intreccia tutto il sudicio immaginabile. Il volto del responsabile è quello di Walter Beckham Fried, il cui cognome tradotto significa uomo di banca fritto. C'è sempre dell'umorismo con cui ci prendono per i fondelli e i nomi non sono mai presi a caso. Tanto per cominciare, l'uomo fritto risulta essere uno dei massimi contribuenti della recente campagna elettorale detta Middle Term Election, per la quale ha sganciato 39 milioni di dollari. Ribattezzato SBF, Sam Bankman-Fried avrebbe costruito questo sistema miliardario iniziando da sotto la scrivania dell'ufficio, come fosse una caccola. Così ci viene raccontata la favola. SBF, altra ironia, scrive lui, sigla che in Italia identifica le cambiali salvo buon fine, ovvero quelle che non vanno a protesto, hanno palate di soldi da donare a tutti, specialmente ai politici, agli eventi sportivi, entrambi i settori che hanno in comune l'emotività fanatica dei tifosi. A quanto ne sappiamo adesso, i fanatici dei guadagni facili nel mondo delle criptovalute conferivano i propri capitali alla FTX. E questi venivano girati alla società di trading Alameda Research, sempre di proprietà dello stesso Tizio Fritto, che utilizzava i soldi per scommesse nel trading altamente speculativo con effetto leva mostruoso, un po' quello che fanno tutte le banche e fondi pensione tutti i giorni. Solo che in questo caso si tratta di entità too big to fail, troppo grosse per fallire, che ricevono liquido a comando dalle banche centrali quando qualcosa va storto. Opzione evidentemente non possibile per SBF. Quando l'FTX ha visto iniziare ed arrivare la valanga di richieste di prelevamento, ha bloccato gli account e solo pochissimi hanno fatto in tempo a riprendersi i soldi. Tutti gli altri andranno incontro a cause legali e eterne per riuscire forse ad avere qualche centesimo di rimborso, chissà quando. L'articolo che ho io selezionato finisce qui, poi naturalmente continua dicendo altre cose. Poi naturalmente c'è anche il link per chi è interessato, posso mandare tutti i riferimenti. Ringrazio Andrea per l'ottimo lavoro fatto e passiamo ad altro. Ci sono domande?
Allora, se non ci sono domande, vi leggo un commento, perché io mi diverto molto a fare gli interventi, ma mi diverto ancora di più a leggere i commenti che alcuni ascoltatori mi scrivono. Quindi io li carico regolarmente sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube e ogni tanto, incuriosito, vado proprio con entusiasmo per vedere quello che mi scrivono, no? Che poi la soddisfazione più bella è nella risposta che do. Quindi è una sorta di gioco che funziona così. Quindi Jack Black mi scrive oggi: che livello, puntini puntini, puntini puntini, sembravi idiota, ma non così tanto. Non sai niente, non sai la differenza tra Ripple e HRP. Hai associato le cripto ISO 20022 alle materie prime per quella sciocca tabella che gira. Hai detto la più insulsa e superficiale illazione sui BTC, che vuol dire Bitcoin. L'unica cosa che magari hai beccato è l'origine del BTC. Probabile che ci sia da qualche parte qualche grosso ente dietro, ma per come è strutturato è esattamente l'antipodo a quello che riserverà il prossimo futuro e l'accesso ai pagamenti digitali. Allora, caro Jack Black, poi è bellino perché si chiama Jack Black e poi di sopra ci mette la foto di Mattarella. Allora, io ti invito, Jack Black, se mi ascolti in questo momento, a andarti a risentire quello che ho detto al minuto 12:30 nell'intervento del 12:11. Cito: se si va incontro al grande reset, la mo nuova moneta digitale dovrebbe essere collegata di nuovo a quello che si chiamava gold standard, che poi io ho risoprannominato minera standard, perché ci saranno coinvolti argento, rame, palladio, iridio, eccetera, perché è l'unica soluzione possibile se si vuole dare stabilità ai mercati finanziari. E qui aggiungo che, come si è o si dovrebbe aver capito da una lettura attenta del report, storia dell'oro, la storia di un tradimento, è l'unica maniera possibile per ridare stabilità ai mercati finanziari, come hanno detto ormai decine, se non centinaia, di autori autorevolissimi, che adesso non fa più parlare nessuno, e molti dei quali sono anche già deceduti, come Ferdinand Lips. Quindi Jack Black, primo suggerimento che ti do è quello di ascoltare bene quello che dico, perché te mi hai messo in bocca delle cose che io non ho mai detto. La seconda cosa è quella di usare il condizionale, perché se te sei così certo di quello che dici, beh, o sei un super genio, oppure sei uno di quelli che ascolta, 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 però poi non capisce niente. Allora, per darti la possibilità di esprimere tutto il tuo talento, io ti invito a parlare in trasmissione. L'ho già fatto, ma vedo che non ti sei collegato. La prossima settimana ci diamo appuntamento al prossimo sabato e io ti do tutto lo spazio che vuoi per correggere o fare tutte le tue tutti i tuoi approfondimenti. La prossima settimana ti lascio tutto lo spazio che vuoi, va bene? Io ti do il benvenuto, ma io non lo dico lo dico perché ci sono sicuramente una persona sicuramente preparata. Ecco, però quando poi io vi invito e non sei il primo Jack Black che invito, poi voi sparite. Cioè, non c'è nessuno che vuol fare un confronto onesto, a mente aperta con me. Quindi che cosa li fate a fare questi commenti qui? Non servono assolutamente a nulla, cioè il contributo che date fa soltanto confusione. Allora, benissimo, io chiudo qui questa cosa, perché tanto è una cosa di colore ogni tanto, diciamo anche, no? Allora, ci sono domande? Avete domande da fare? Avete capito, no? Come funziona il giochino in America? Quando si deve lanciare un prodotto, io questo ve lo dico perché è il mio lavoro, quindi spero che Jack Black mi ascolti, sì, magari impara qualche cosa. Il mercato americano prevede sempre enormi investimenti promozionali. Tutti i prodotti e servizi, insomma, che voi vedete di successo,
sono proprio stati garantiti da, direi quasi da una quantità illimitata di denaro, perché tante volte si lancia un prodotto, non si sa nemmeno quello che effettivamente sia necessario, no? Per renderlo vincente. E tutti questi prodotti che sono, insomma, sono arrivati al successo, sono ovviamente collegati alla borsa, quasi tutti. E quindi si fa questa operazione e poi vendendo azioni. E quindi sono gli azionisti, no? Che poi comprano l'azione e finanziano automaticamente il successo dell'azienda. Quindi sono bravissimi gli americani a fare questa cosa. Tante volte ci sono delle truffe pazzesche, come nel caso di quasi tutte le cripto, eh? Uso condizionale, come vedi Jack Black, ma io è 2 anni che vi dico che sono delle grandissime truffe, perché si passa dal denaro fiat al denaro digitale, quindi non c'è comunque nessuna garanzia. Dov'è la differenza? L'unica cosa che fa la differenza è quando un qualcosa è garantito da un qualche cos'altro, di reale, di vero, non di valore nominale o deciso in qualche stanza da qualcuno che non si conosce, ma da oro, come si dice, o commodity. Ecco, durante la rivoluzione americana, vi faccio questa parentesi, vi dico forse una cosa che non sapete. Il prestito in oro che venne fornito agli stati, sia al nord che al sud, dai Rothschild, sia di Londra che francese, era garantito, sapete da che cosa? Era garantito da commodity, era garantito da grano, quindi tuo frumento, da pellame. E da tutte queste cose qui che venivano prodotte all'epoca in America, mica vi davano i soldi così, cosa credete? Le banche vi danno i soldi, all'epoca addirittura era oro e i contratti prevedevano poi sempre la restituzione del debito con gli interessi in oro. Tuttora gli Stati Uniti d'America hanno ufficialmente sulla carta un'enorme quantità di debito in oro mai restituito alla banca centrale francese. E sapevate queste cose? No. Ne parlate 10-12 anni fa. Interventi fatti su Accademia della Libertà, che poi purtroppo la maggior parte dei quali sono andati persi perché è stata chiusa Accademia della Libertà. Io all'epoca non salvavo, facevo i video così. Mi fermo un attimo. Avete domande? Scusa. Prego, Eliano. Eliano, hai una domanda? Prego. Sì, attualmente, cioè tu hai parlato di commodity, hai fatto l'esempio, io non so cosa sono, hai fatto l'esempio del grano, per esempio, no? Le pelli. Oggi Sì. quali sono, a parte l'oro? Sono le stesse, le commodities sono sempre quelle. E sono Ok. beni reali che uno pone a garanzia. Generalmente Ok. parlando, se si intende tutta quella roba che può, capito, essere posta a garanzia a fronte di un prestito. Capito? Ok. Anche le belle arti sono una commodity, perché credi che l'Italia non la fanno fallire? L'Italia è uno dei paesi più indebitati al mondo, lo sapete perché l'ho già parlato di questa cosa qui, secondo me non la fanno fallire. Perché solo con le bellezze artistiche naturali, insomma, parliamo di bellezze vere, no? Quindi i dipinti che fanno parte capito? Tutte queste cose qui, molte dei quali lo sapete, sono state anche rubati da Napoleone e poi da Hitler, sono tutte all'estero, ma sarebbero di proprietà nostra, eh? Capito? Sarebbe il LIN, ce lo dovrebbe avere lo Stato italiano su queste cose qui. Va bene? Ho capito. Capito? Sono comunque garanzia, quindi noi, io un intervento ho parlato che del fatto che il ministro del Tesoro, adesso mi sfugge il nome, di 2 o 3 governi fa, quando dovettero rifinanziare il debito pubblico, andò alla SEC, Securities Exchange Commission di Londra, scusate, di New York, e fece un piano di finanziamenti con la Banca America. Con proprio un piano di finanziamenti con gli interessi. E io feci anche la battuta, no? E dissi: questa è sicuramente una cosa negativa, però la cosa positiva è che nel 2040 l'Italia esisterà ancora, no? Ok, Capito?
Bene, grazie, sì. Prego. Allora, buongiorno Gloria, stiamo parlando di un po' di moneta, di cripto, insomma di oro naturalmente. E se ci sono altre domande, Gloria, se hai una domanda non siate timidi, perché io leggo, se devo leggere, leggo, no, ho letto tanto negli ultimi 2 anni, però io più che leggere mi piace cercare di dare delle risposte. Quando credo di avere la domanda, la risposta pronta, diciamo così, a delle domande, direbbe il dottor Dei, intelligenti. Quindi non voglio spaventare, però qualsiasi tipo di domanda fatemela, almeno prenda un po' di fiato. Se no si passa all'argomento successivo, di cui ho parlato anche la volta scorsa, ma che secondo me è bene focalizzarlo come anche come informazione proprio di carattere sociale, se si vuole, no? Ma sempre anche economico, sociale. Allora, se non ci sono domande, vi leggo. C'è stata la riunione del G20 a Bali, no? In Indonesia, il 15 e il 16 di novembre. E nel rapporto finale, ci sono tanti punti, io non ho avuto tempo di leggerli tutti, però ho saputo del punto 23, che adesso vi leggo in sintesi, cioè sono come due paragrafetti, però vi leggo il secondo che è il più importante. Dice: riconosciamo l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi nel quadro dell'IHR, che vuol dire International Health Regulations del 2015, per facilitare viaggi internazionali senza soluzione di continuità polarità e riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni non digitali, inclusa la prova delle vaccinazioni. Sosteniamo il dialogo e la collaborazione internazionale continui sulla creazione di reti sanitarie digitali globali affidabili come parte degli sforzi per rafforzare la prevenzione e la risposta a future pandemie, che dovrebbero capitalizzare e basarsi sul concetto degli standard esistenti e dei certificati digitali Covid-19. Chi mi segue sa che io ho parlato a lungo, no, di questa cosa, anche di questa pandemia, e che mi sono anche chiesto che cosa stava succedendo, e che poi è stata la ragione per la quale da New York, dove ho vissuto 21 anni, mi sono poi trasferito qua, no? In Tanzania, che ricordo è l'unico paese al mondo che non ha avuto pandemia, non ha avuto restrizioni di nessun ordine tipo e quindi hanno continuato la loro vita normalmente. Io in questo caso sono stato, almeno per il momento, fortunato, sono venuto qua, sto benissimo e non ho nessun tipo di problema, però naturalmente uno c'ha la famiglia in Italia, amici, una cosa e quell'altra. Io poi sono un ricercatore indipendente, ho continuato a seguire questa cosa e nel capitolo 9 ho un anno e mezzo fa ormai, detto quello che è questa pandemia, ho cercato almeno di dire grazie a quello che autorevolissimi autori hanno detto nel corso degli anni. E nelle conclusioni prospetto anche quello che dovrebbe avvenire. E purtroppo fino adesso ci ho azzeccato. Quindi io vi dico questa cosa qui, che uno dice sì, vabbè, ma tanto, cosa vuoi che sia? A un certo punto, se si deve fare, lo facciamo tutti, no? Molti di voi magari l'avranno anche fatto, quindi devo stare anche molto attento, no? A quello che dico. Allora, questo qui non è un vaccino. Quello che loro hanno spacciato per vaccino è una terapia genetica che è finalizzata, proprio finalizzata come termine ultimo, alla riduzione della popolazione globale. Ora, non spaventatevi, anche chi ne ha fatto magari uno, due, insomma, o che ci ha familiari. State tranquilli. Io il mio contributo che posso darvi è quello di cercare di farvi riflettere in relazione soprattutto, in questo caso si parla di oro, al grande reset che prima o poi ci sarà e come dice la parola, non hanno chiamato neanche reset, l'hanno chiamato grande reset, che a mio avviso, se si va a vedere proprio il significato in inglese delle parole significherà, e nella pratica, azzeramento dei nostri conti correnti bancari. Almeno nel mondo occidentale sarà sicuramente così. Ti diranno: i tuoi soldi sono stati convertiti
saranno convertiti dal giorno tot, magari da oggi, in moneta digitale che si chiamerà così, e se te le vuoi utilizzare, dovrai utilizzare magari come fanno in Cina in questo momento il telefono e successivamente il microchip. Perché come ci ha spiegato Nick Rockefeller nell'appendice del volume 2 della trilogia, ha detto chiaro chiaro 12-15 anni fa, il nostro obiettivo è quello di microchippare tutti. A quel punto, quando tutti saranno microchippati, controlleranno la salute e le finanze e avranno tutto il mondo occidentale sotto controllo. Questo è il progetto del nuovo ordine mondiale, del Grande Reset. Quindi, il mio lavoro è quello di invitarvi a considerare la diversificazione enorme, metalli preziosi, cosa che io faccio per investimenti di un certo quantitativo, affidandomi a Vesta e Walter Manca e l'agente italiano di questo Banco Metalli, che è con un fondo fiduciario. Ora non ne posso parlare in diretta, chi è interessato mi può contattare e glielo spiego meglio. E in Germania, suggerisco a chi vuole maggiori informazioni di leggersi il report, la storia dell'oro, la storia di un tradimento che io ho messo insieme, ha ricevuto un bel po' di tempo, però è disponibile per tutti e gratuitamente lo trovate sul mio sito menteaperta.net, ve lo leggete bene bene un paio di volte o tre, vi scrivete tutte le domande se ne avete, il report è stato scritto in maniera tale che ad ogni questione c'è praticamente già la soluzione. Dopodiché, magari ci diamo appuntamento il sabato e mi fate le domande e io cercherò di rispondere. A integrazione del report, però, ho ritenuto necessario aggiungere due integrazioni, due PDF, che sono assolutamente necessarie nel momento in cui dalla fase teorica voi dovete passare alla fase pratica di acquisto. Perché ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro, no? Che dobbiamo tutti acquistare oro, l'ho già fatto, però dovremmo tutti acquistare oro. Si tratta solo di capire se lo vogliamo comprare fisico o preferiamo lasciarlo in stock presso uno di questi caveau. Nel report io affronto anche, diciamo, i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni. Quindi per piccoli quantitativi io non ho problemi. Comprate oro, siamo disponibili, sono disponibile anch'io perché questa è una cosa che devo portare avanti più io che Walter Manca, iniziativa mia, a indirizzarvi ad un banco metallo affidabile dove potete comprare oro a un prezzo decente in Lombardia, oppure potete sempre acquistarlo presso Ovesta. L'unica cosa è che Ovesta non consegna in Italia e quindi poi dovete trovare la maniera di andarvela a prendere. A Ovest è vicino, una cittadina vicina a Monaco, quindi soprattutto chi vive nel nord Italia, ma anche nel centro Italia, fate una bella gita, no? Passate anche dall'Austria, un bellissimo viaggio, no? E ve l'andate a prendere personalmente, basta solo comunicarla a Ovest, mettete in contatto con Walter Manca, dovete aprire il conto, fare tutte le cose, dovete solo organizzarvi la logistica e la quantità di oro che volete comprare. Io suggerisco in questo momento di investire, diciamo più possibile, però di non tenere soldi in giacenza sul conto corrente. Se magari, per esempio, ci avete 50-60, di investirne in 30, almeno al 50%, comprando oro e lasciandolo in deposito presso questo istituto, che non è una banca, però vi funziona come una banca nel momento in cui voi lo acquistate, in qualsiasi momento ve lo posso. La cifra che volete voi ve la possono riaccreditare sul conto corrente qualora aveste bisogno di soldi, quindi non rischiate assolutamente niente. E io nel report spiego perché questa cosa. Isabella, buongiorno. Isabella ha aperto un conto proprio 2 settimane fa. Benvenuta, Isabella. Non ti voglio impegnare. Se hai domande, Buongiorno. fatemi. Buongiorno. Fatemi pure domande. Mi potete, io vado a ruota libera a questo punto. Li potete interrompere in qualsiasi momento. Allora, nel panorama generale, adesso voglio parlare di un'altra cosettina. Nel panorama generale, quando avete fatto tutto lo studio,
Naturalmente poi voi dovete scegliere l'azienda, no? Allora, diciamo che ci sono due tipi di aziende, tre tipi di aziende. L'azienda classica dove potete comprare compravendite d'oro, è solo una questione di definire costi, conveniente, non conveniente, costi di trasporto. E in linea di massima in Italia poi ve lo fate consegnare a casa. State molto attenti a aziende italiane che vi fanno stoccaggio. Io ci sto ancora lavorando e ci sono aziende che fanno stoccaggio, non voglio dire in maniera illegale, però in linea di massima mi hanno detto esperti che lavorano da 40 anni nel settore che le aziende in Italia che fanno stoccaggio sono quasi tutte truffe. Usiamo sempre il condizionale, mai generalizzare. Può darsi che ci siano aziende che fanno stoccaggio e sono serissime. Quindi poi, siccome sono in Italia, non è nemmeno troppo difficile andare, farvi vedere l'oro che esiste ed eventualmente poi farvela anche consegnare a casa se a un certo punto non siete sicuri. Però questo ha il problema che nel momento in cui vi viene consegnata a casa viene emessa una fattura. E rimane traccia con questo, con tutto quello che comporta, perché se un domani ci fosse un grande reset e questi hanno bisogno di metalli preziosi decidono di fare quello che hanno fatto nel 33 in America, ma poi la stessa cosa l'ha fatta Mussolini di Hitler e rastrellano tutto l'oro, dovete dargli l'oro anche voi. L'oro che si salverà è soltanto quello depositato in certi caveau. Di quello sono certo, perché ce l'ha detto in maniera abbastanza chiara Ferdinand Lips nel libro Le guerre all'oro, che io devo fare una correzione, un errore che ho fatto un paio di settimane fa. Il libro era scritto in tedesco ed è disponibile in inglese, non in italiano. Allora io me lo sono tradotto praticamente tutto, me lo sono letto tutto e ho attinto dal libro moltissimo, no? Di quello che poi ho scritto nel report, che mi sembrava molto autorevole e credibile quello che Ferdinand Lips ci ha scritto. State attenti perché rimane traccia. Questo è il primo gruppo di aziende. Poi esiste un'altra tipologia di azienda per cui comprano l'oro, però lo stoccano presso fondi fiduciari. Io di aziende di questo tipo per il momento ne conosco solo una. Io continuo la ricerca, no? Perché io sono a mente aperta. Quindi devo continuare la ricerca, magari ce ne sono anche altre in Europa. Io per il momento ne conosco solo una ed è quella alla quale poi ho dato fiducia io per i miei risparmi e che è quell'unica che vi posso raccomandare. In questo caso il rischio per il vostro deposito è praticamente zero, che come dice la legge internazionale di questa cosa qui, quando te metti un bene all'interno di questa cosa è come se tu lo mettessi in cassaforte. La cassaforte ha un codice di accesso che nessuno sa, soltanto il trustee, in questo caso della compagnia, conosce. Può succedere la terza, la quarta, la quinta guerra mondiale, quello che volete. L'oro, se è stato comprato da Massimo Guerrieri, gli eredi, i miei due figli, avranno diritto a prelevarlo quando vogliono a determinate condizioni, ma sarà sempre lì perché è una commodity. È un bene durevole, non può sparire nel nulla, rimane lì. Va bene? C'è un altro tipo di aziende che sono anch'esse elencate nella Banca d'Italia, che sarebbe l'albo ufficiale di tutti gli operatori dell'oro, no? Compravendita d'oro. Però sono aziende un po' truffaldine. Quello che fanno queste aziende qui, si presentano come operatori di compravendita d'oro. Raccolgono denaro, però nella realtà vi pagano degli interessi mensili. E io mi sono chiesto: ma come fanno a pagare interessi mensili sull'oro? Non c'è nessun interesse mensile. Guardate le aziende principali di oro nel mondo: comprate oro, lo tenete in stoccaggio, ve lo fate consegnare a casa, ma nessuna di queste vi pagherà degli interessi mensili. Non esiste. Ho dovuto concludere che la maggior parte di queste aziende utilizzano i vostri soldi in borsa, comprando azioni speculative ad alto rischio in borsa, e grazie a questi trucchi possono poi diciamo pagarvi degli interessi mensili
assurdi, perché qui non si parla nemmeno dell'1% di interesse al mese, che sarebbe già tantissimo, perché una proiezione annuale è il 12%. Chi è che ti fa quell'azione oggi o quell'investimento che ti garantisce il 12%? È impossibile. No, no, si parla di interessi molto, molto più alti. Quindi, queste, a mio avviso, mi dispiace dirlo, ma sono delle truffe. Peraltro, quando gli date i soldi sono vincolati. Già questo rappresenta un'anomalia, perché quando comprate con Ovest non c'è nessun vincolo dell'oro. Potete rivenderlo in qualsiasi momento e ve lo riaccredita sul conto. Capite? Quindi state attenti a queste aziende e da queste in particolare vi suggerisco, perché ricordo che io non lavoro per nessuno. Lavoro per me stesso ed eventualmente per i clienti che mi seguono, mi danno fiducia e basta. State lontano da queste aziende qui, perché sono delle vere e proprie truffe che non dovrebbero nemmeno essere elencate in questo famoso elenco della Banca d'Italia come operatori d'oro. Perché un operatore d'oro serio, quello che fa? Vi mandate i soldi, concordate il prezzo e vi manda l'oro, o ve lo eventualmente, se all'estero, ve lo tiene in stoccaggio. Va bene? Ci sono domande? Vi ho detto tante cose. Via, fatemi delle domande, così almeno poi si chiude oggi. Tanto se si fa anche un'oretta va bene lo stesso. Prego, avete le domande? Io do il benvenuto a Giovanni, Giovanna. Io, anzi, vediamo un po', vi invio un messaggino, così almeno memorizzo che voi non mi potete scrivere. Memorizzo il nome, perché purtroppo tante di voi poi le perdo e non perdo contatto, mi dispiace, ogni tanto sparite e poi ricomparite, non so che cosa. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Poi mando un messaggio anche a lei. Via, fatemi un po' di domande, su. Un po' di domandine, un po' di coraggio. Max, Sì, prego. senti? Sì, prego, prego. Ok, posso chiederti una cosa abbastanza importante? Vai, vai, vai. Spero che sia Allora, importante. Domanda intelligente, dimmi. ascoltami un attimo, una cosa seria, no? Ma nel caso che l'intestatario di un conto passa a miglior vita, cosa succede? Allora, guarda, ti ringrazio di questa domanda perché so che il dottor Manca ci deve lasciare tra poco, vedo che è ancora in linea e ti faccio rispondere da lui. Prego, va. Grazie mille. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, in caso di decesso dell'intestatario del deposito, la successione segue esattamente le regole di una successione nel nostro paese, cioè se c'è un testamento. Sì? Chiedo scusa per l'ignoranza, una precisazione, ma Dimmi. le regole quali sono? Che se c'è un testamento, poi lì si va nel tecnicismo, ci sono delle quote disponibili, quindi non è che uno per testamento può destinare a chi vuole, escludendo gli eredi legittimi che sono coniugi e figli, di È il solito. 20, 25%, Walter, scusami se ti interrompo. Uno può Sì. destinare il 25% a chi vuole, il resto va agli eredi. Prego, continua. Il resto, per cui se c'è testamento può destinare diversamente dalla successione legittima, se non c'è testamento segue la successione legittima, quindi per le quote che sono poi in presenza di più figli, un terzo al coniuge e 2/3 divisi fra i figli, e per cui basta che gli eredi, che siano testamentari o che siano legittimi, si qualifichino come tali, quindi con uno stato di famiglia storico, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale appunto dichiarano di essere gli unici eredi, che non c'è testamento, e con questa opzione poi possono farsi liquidare pro quota da Ovesta, oppure i coeredi delegano uno che può anche continuare intestando a suo nome il deposito che aveva il parente defunto. Chiedo scusa, posso farti un'ulteriore domanda, Walter? Prego, prego, Stefano, dai, dai, Allora, tranquillo.
Nel caso invece di una banca normale, come potrebbe essere ad esempio la BNL, cosa può succedere? Cioè, cosa succede? Devi dichiarare il decesso del parente oppure no? Cioè, vedi Allora, per chiuso quanto automaticamente il conto e basta. no, non è così facile con le banche italiane o Poste italiane, nel senso che le aziende italiane hanno un obbligo subdolo che è quello di collaborare con l'Agenzia delle Entrate. Nel senso che non possono liquidare un conto corrente se gli eredi non danno prova di averlo dichiarato nella dichiarazione di successione. Questa è la modalità. E purtroppo in alcuni casi le banche più ligie, diciamo così, ti bloccano proprio il conto, quindi mettendo in difficoltà magari gli eredi. Ci sono un sacco di casi dove i coniugi, magari anziani, c'era solo la pensione del marito e muore il marito, la moglie si trova senza soldi perché non può accedere al conto neanche se cointestato, ed è un grave errore e una prevaricazione che fanno talune banche, e quindi si trova in difficoltà addirittura per le spese per il funerale, per dire, non Cioè, solo quindi per. mi stai dicendo che comunque va comunicato alla banca il decesso? Sì, in Italia sì. Dopodiché cosa Walter, poi accade? Viene scusami chiuso. Stefano, scusami. Prego. Walter, puoi precisare un pochino meglio il discorso della dichiarazione di reddito? Non ho capito quel passaggio. Cioè, cosa No, dovrebbe fare uno? dichiarazioni di successione, Di non dei successione, redditi. che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che Cioè. vanno indicati, è una dichiarazione da fare all'Agenzia delle Entrate, nella quale si indica i dati del defunto e i beni che sono caduti in eredità. Ah, e questa quando va fatta? Entro un anno dalla data del decesso. Se no poi E ci questo sono. lo sanno i commercialisti. Come si chiama questa cosa qui? Certo. Dichiarazione di successione. Dichiarazione Ah, di successione. proprio dichiarazione di successione. Sì. Va bene. La può fare anche un CAF. Di Sì. solito ci si rivolge al CAF, magari, così. Dipende dalle zone. So che nel bellunese è una prerogativa dei geometri. Non ho mai capito il Oh! perché. Sì. Allora, No, poi. comunque, se hai finito, prego, Sì? poi, prego, Sì, finisci, finisci. grazie. Finito, finito. Allora, dunque, ti ricordo, Stefano, che la risposta dettagliata a questa tua domanda è nel report, nella parte quarta, dove io parlo della fiscalità sull'oro, Le famose 1042 pagine. No, no, quello è il nuovo ordine mondiale. Sto Ah, parlando, ok. sto fa confusione. Sto parlando del report sull'oro che è leggibile gratuitamente sul mio sito ambienteaperta.net. Cliccate sulla prima casellina. La prima casellina ho messo tutto il testo, potete leggere tutto il testo. Nella seconda casellina ci ho messo i quattro video, no? Vi ricordate? Sono quattro parti. Cioè, seconda casellina in ordine ci sono tutti i video di YouTube. In quella successiva c'ho scritto interventi audio con l'immagine di Horus, del triangolino, dove lì trovate tutti gli interventi, quattro interventi che abbiamo fatto quando ho letto il testo, perché molte persone non hanno voglia di leggere e allora ascolteranno un testo se non hanno voglia di leggere. Poi sotto, naturalmente, nella pagina, in questo momento c'è il piano B, piano C. Il bottone del Safari, perché sto organizzando anche dei Safari. C'è il bottone per scaricare il libro a formato ebook, che dal sito costa ancora 9,99 euro. La pagina della consulenza, e poi aggiungerò un altro bottone sulle opportunità degli investimenti a Zanzibar. Ah, Faccio una breve parentesi. Sì, prego. chiedo scusa, posso fare l'ultimissima domanda? Certo, certamente, Ma vai. la dichiarazione di successione, una volta fatta, a chi va consegnata? Agenzia delle Walter? Entrate. Eccomi, Walter, sì, ci va sei? consegnata all'Agenzia delle All'Agenzia Entrate. delle Entrate. Ah, ok. Esatto.
Purtroppo del luogo di ultima residenza del defunto. Purtroppo fino a qualche tempo fa la si poteva fare in maniera cartacea e depositarla, quindi di fatto non serviva neanche in presenza di immobili l'intervento di un professionista o di un notaio addirittura come molti facevano. Adesso invece. Scusa Walter, Sì? nel caso in cui venisse a sapere che uno non l'avesse fatta per tempo, cosa succede? Ma allora, ci sono casi nei quali non è stata fatta in tempo, ma perché i rapporti sono stati regolati dagli eredi in maniera autonoma. Passati 5 anni si fa una dichiarazione tardiva se c'è bisogno di fare qualche trasferimento, ad esempio, di immobili. Si può fare una dichiarazione tardiva se la si fa passati 5 anni o meglio 6 anni perché un anno è quello di tempo per fare la dichiarazione e poi ci sono 5 anni, si prescrivono le sanzioni, quindi diventa una semplice dichiarazione tardiva che non prevede sanzioni. Ah, ok, quindi la si può fare tranquillamente, ma va fatta tramite raccomandata R. No, 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 adesso funziona solo in via telematica, ecco perché bisogna per forza rivolgersi a un professionista o a un CAP, quelli che hanno il collegamento telematico con l'agenzia delle entrate. Prego. Allora, benissimo, io saluto Roxana. Roxana, siamo in chiusura. Hai per caso delle domande o c'è qualcun altro che ha delle domande? Ecco, se non avete domande, faccio un'ultima considerazione. Credo, ci sono tante cose da dire, no? Però importante in relazione all'euro. Allora, come forse sapete, l'euro ha perso 13-14% rispetto al dollaro. Ovviamente la guerra in Ucraina è anche stata orchestrata per mettere Russia e Europa una contro l'altra, ovviamente a vantaggio del dollaro e degli Stati Uniti. L'hanno fatto per la prima guerra mondiale, per la seconda guerra mondiale, adesso per la terza, perché questa qui, anche se in maniera molto, per certi aspetti, subdola, a mio avviso è l'inizio della terza guerra mondiale. Allora, se l'euro continuerà a calare, cosa molto probabile, no? Naturalmente più il tempo passa, più cala il potere di acquisto e meno oro comprate. Cioè, aspettarsi una situazione tipo quella anche dell'Argentina attuale con un'inflazione del 100-200% all'anno, cioè del 200% all'anno, non ci vuole mica niente. Ci vuole mica nulla perché adesso l'euro è ancora un po' puntellato in qualche maniera, ma la Banca Centrale Europea sta prendendo provvedimenti per salvarlo. La Federal Reserve, quando ci sono situazioni di questo tipo, interviene sempre a favore del dollaro. Ma come mai la Banca Centrale Europea non fa assolutamente nulla? Per chi lavorano questi qui? Io vi dico delle cose che magari gli esperti non vi dicono, però almeno ci pensate. Quindi state attenti a prendere ancora tempo, a prendere ancora tempo, perché poi anche perdere, capite, molti stanno attenti al valore di acquisto dell'oro, no? Magari aspettano un mese per finire tutta questa benedetta ricerca e poi finiscono per comprare l'oro 2 o 3 mesi dopo per risparmiare. Che vi posso dire? 500 euro di apertura conto, cosa che comunque sia, a West è molto competitiva, anche sotto questo punto di vista per l'apertura conto, e poi non pagate più niente, quando il conto aperto è tutto gratis, sia nostra consulenza, qualsiasi bonifico e servizio richiediate, è tutto gratis. Per poi fare l'operazione 3 mesi dopo, quando l'euro ha perso il 10%. Quindi che senso ha aspettare? Bisogna farlo prima possibile questa cosa qui, perché più tempo aspettate, più l'euro rischia di perdere. Poi, primo punto. Secondo punto, mi dicono, ma come mai l'oro ha perso, sta perdendo? L'oro non ha perso assolutamente nulla, perché sono quelle oscillazioni solite del 5-8%
che capitano in certi momenti. Ha perso per una ragione fisiologica. Chi ragiona un attimo capisce immediatamente. L'oro è collegato al dollaro. È chiaro che se l'oro si rafforza, l'oro va giù. Sono direttamente, inversamente proporzionali. Quando uno va su, l'altro va giù, finché non ci si trova un punto di equilibrio. Però, come ho detto nei miei interventi, in risposta anche a Jack Black, è molto probabile che ci sia un ritorno nel futuro a quello che ho chiamato mineral standard, cioè un ritorno al gold standard. Perché quando loro avranno ottenuto con la moneta digitale la digitalizzazione di tutti, loro non avranno più bisogno di fare grandi speculazioni in borsa, creare bolle finanziarie, non importerà più niente di nulla, l'economia sarà completamente diversa e, come ha detto Schwab, sarà un mondo completamente sotto controllo, non ci sarà più bisogno di fare tutte queste speculazioni, perché avranno ottenuto esattamente quello che volevano ottenere. Allora, a quel punto loro sanno benissimo, lo sanno benissimo che l'unica maniera per dare stabilità finanziaria all'economia, stare stabilità economica e finanziaria ai mercati è quella di ritornare al gold standard. Poi le monete, Jack Black, chiamale come vuoi, non ha nessuna importanza se quel prospetto che ho presentato io è vero o non è vero, si realizzerà in quella maniera lì o non si realizzerà in quella maniera lì, perché io l'ho fornito come informazione usando il condizionale, precisando che magari fosse vero, ho anche detto, perché in quel momento si ritornerebbe veramente al gold standard, che poi io appunto risoprannominato mineral standard, con una maggiore situazione questa che conferisce una grande stabilità ai mercati. Quindi meno speculazioni, meno schemi Ponzi, meno FTX, tutte queste cose che si creano chissà dove, che hanno tutto questo grande boom di raccolta e poi chiudono e perdono tutti i soldi. Ma sapete quante volte l'hanno fatto questa cosa qui? E ci sono ancora, purtroppo, non voglio usare aggettivi, soggetti che ci vanno dietro, dimenticando completamente la storia di Wall Street. Guardatevi il film con Leonardo DiCaprio, La Volpe di Wall Street, The Wolf of Wall Street. Guardatevelo bene attentamente, perché è una commedia, però purtroppo sono tutte cose vere. Ogni tanto Hollywood ci manda dei messaggi, però siccome noi pensiamo che siano commedie, siano storie così, passiamo 2 ore a vedere il film come intrattenimento e basta. Quando invece ci dicono una grande verità, ma l'hanno fatto diverse volte. Siccome io mi occupo di simbologia e ci ho studiato parecchio su queste cose qui, cose che presento anche nel libro, insomma, vi dico che funziona così. Allora, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, chiudiamo. Va bene, allora, avete capito tutto, mi fa piacere. E a questo punto vi ricordo, in chiusura, un paio di cosettine veloci. Prima di tutto è che potete riascoltare i miei interventi sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri. Ci sono sia tutti gli interventi miei precedenti, della trilogia, eccetera. E chi è magari più interessato alle cose recenti, gli ultimi video sono sul piano B e piano C, per spostarsi anche temporaneamente in Tanzania, oppure per gli interventi sull'oro. In relazione all'oro, raccomando a tutti la lettura del report La storia dell'oro, la storia di un tradimento, e poi io li ho già caricate sul canale, le due integrazioni, però magari uno me le può anche richiedere, e se vuole maggiori informazioni tecniche mi può chiamare e ne parliamo. La consulenza sull'oro è gratuita, va bene? Inoltre, metto a disposizione i due prospetti, piano B e piano C, che costerebbero 33 euro, per coloro che mi seguono su due canali. Quindi
Quindi inviterei tutti veramente, prima di tutto, a mettere i soldi al sicuro come primo passo, come secondo passo di lavorare su un possibile piano B, perché la situazione in Italia andrà sempre in peggio, questo fino al 2025. Quindi o vi attrezzate mentalmente e finanziariamente per resistere, oppure avere un piano B è altamente auspicabile. Poi tenete presente che se rimanete in Italia avrete bisogno del QR, con l'attivazione del QR tramite vaccinazione, perché se no non potrete probabilmente nemmeno più accedere ad internet, come Franco ci ha spiegato nell'ultimo intervento. Luis, buongiorno, siamo in chiusura, sto ricordando le ultime cose. Ecco, il link per scaricare la trilogia, ecco, anche questa cosa qui è a disposizione per coloro magari che amano leggere, documentarsi un po' di più, fa sempre bene, perché ricordate, solo la conoscenza ci renderà liberi. Io, lui, sai per caso una domanda finale al volo? Se non avete altre domande, io chiudo qua. No, no, grazie, scusa, sono entrata in ritardo. Benissimo, la registrazione poi sarà caricata sul canale, ve la potete sentire o sul canale Consulenza Oro o sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Benissimo, allora chiudiamo qua, io ringrazio tutti, vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo o mercoledì sera per chi è interessato, ricordo alle 19 per chi è interessato a avere maggiori informazioni sulla Tanzania, oppure il prossimo sabato alla stessa ora. Buon fine settimana a tutti e grazie. Grazie a te, buona giornata. Buongiorno, Buon fine settimana anche da parte mia. Grazie, grazie. grazie. Grazie, buongiorno a tutti.